Eccoci qua con il video delle uscite del mese. Siamo arrivati a maggio e maggio è un mese importantissimo per i giochi da tavolo, in questo almeno 2022, perché ci sarà il Modena Play. Modena Play che è una delle fiere, se non la fiera più importante per quanto riguarda il gioco da tavolo in Italia, a cui noi ovviamente saremo presenti. Ancora non vi diciamo le date esatte perché non ne siamo sicuri, probabilmente sabato e domenica, però insomma vi aggiorneremo quando saremo più vicini alla fiera. Ma tralasciando tutto questo, oggi vediamo i giochi da tavolo che usciranno durante maggio. Certo, molti in previsione del Modena Play, ma in generale alcuni usciranno tra pochi giorni. Ma prima di partire vi ricordo che questa rubrica è realizzata in collaborazione con gli amici di houseofgames.it, dei quali vi lascio il link in descrizione, e vi ricordo anche che stasera, come ogni giovedì, saremo in live su Twitch dalle 21:30, in questo caso per un unboxing e giveaway offerto da Daltenda. Quindi non mancate per vincere succosi premi. E non solo, martedì della prossima settimana, sempre alle 21:30, saremo in live per commentare i giochi da tavolo che vediamo oggi nel video di oggi. Perciò due appuntamenti imperdibili, non mancate. Bene, partiamo. Vi ricordo che prima dico tutte le nuove uscite e poi le ristampe in fold al video, anche se di ristampe questo mese non ce ne sono molte. In ogni caso iniziamo a vedere le nuove uscite, a partire come sempre da Asmodee. Il 6 maggio uscirà una ripetizione del mese precedente, cioè Jamaica The Crew, che è appunto un'espansione vera e propria per Jamaica che aggiunge nuovi personaggi al gioco base, alla nuova edizione di Jamaica. Ne abbiamo già parlato il mese scorso, quindi andiamo subito avanti e andiamo al gioco da tavolo ufficiale su licenza di Stranger Things. Il gioco si chiama The Attack of the Mind Flayer ed uscirà il 13 maggio. Gioco appunto tratto dalla serie Netflix di successo e che da un punto di vista di meccanica è un gioco di carte che mi ricorda in tutto e per tutto Stay Away. Non so se avete presente il gioco ispirato appunto alla cosa. In questo caso a livello di regole sembra pressoché identico, cioè è un gioco, un party game che può essere giocato fino a 8 giocatori, all'interno del quale la maggior parte dei giocatori all'inizio sono umani, cioè sono sani diciamo in questo caso, e ce ne sono uno o almeno pochi che sono invece sotto questa influenza del Mind Flayer e dovranno cercare via via di infettare gli altri, tutto a ruoli nascosti. Un gioco molto semplice, ma se è bello come Stay Away sarà sicuramente bello anche questo, consigliato quindi a tutti gli amanti della serie. Andiamo oltre con Happy Little Dinosaur, questi bellissimi dinosauri felici, ed è un gioco con una trama, un'idea diciamo di base bellissima, ma che a livello di meccaniche, da quanto ho visto anche in passato, non è che sia piaciuta a molti. Io devo ammettere non l'ho provato. Perché vi dicevo che l'idea è geniale? Perché siete dei dinosauri tutti tranquilli e felici che però devono sopravvivere alla loro estinzione. Di fatto non è solo l'estinzione con i meteoriti, ci saranno mille altri modi, come ad esempio scoiattoli con i denti a sciabola, non importa, insomma mille modi diversi per morire. Chi riuscirà a sopravvivere all'estinzione vincerà anche la partita. Ma andiamo avanti, non perdiamo altro tempo e arriviamo lo so, è un gioco stupido, ma io non vedo l'ora che esca e lo porteremo sul canale perché noi siamo stupidi. Trow Burrito, e l'abbiamo già portato, ma l'edizione Extreme Outdoor. Cosa vuol dire? Burrito gonfiabili giganti da tirare addosso alle altre persone. Come si fa a non amarlo? Passiamo adesso a un gioco un po' più serio, cioè Ankh, in particolare un'espansione di Ankh. Già lo scorso mese erano uscite delle espansioni, questo mese esce il Guardians Set, che è appunto nuovo set di guardiani, per lo più dalle forme demoniache, che potranno aiutare le divinità durante la partita, anche perché quando ci sono dei demoni è meglio averceli dalla propria parte, non contro, ecco. Avendo già visto delle espansioni davvero interessanti il mese scorso, non so se questa espansione così ravvicinata può avere senso. Prezzo forse un po' altino anche per l'espansione, ma insomma gli appassionati di Ankh sicuramente hanno un sacco di materiale tra cui scegliere. Andiamo avanti con un libro, La leggenda dei cinque anelli, La maledizione dell'onore, libro all'interno del mondo narrativo appunto della leggenda dei cinque anelli, all'interno del quale è ambientato anche Battle for Rohugan, gioco da tavolo che abbiamo visto sul canale anni fa e che vi cito appunto proprio perché è correlato comunque al mondo dei giochi da tavolo, visto che l'universo narrativo è sempre quello. Ma continuiamo appunto con Asmodee, con qualche altra uscita, cioè Marvel Champions Nova e Marvel Champions Iron Man, di Iron Man, Iron Earth, che vabbè è sempre lo stesso universo ma è un altro personaggio. Sono appunto i deck per poter giocare con i due rispettivi personaggi all'interno del gioco di carte dell'LCG di Marvel Champions. E infine di Asmodee dovrebbe uscire, anche se è messo in realtà fra maggio-giugno, ma insomma noi speriamo esca, San Francisco, gioco di cui mi piacerebbe potervi dire qualcosa, ma in realtà non ho trovato molte immagini al riguardo. Il fatto che però sia ideato da Rainer Knizia
fa ben sperare, perché per chi non lo sapesse, insomma, è un game designer molto famoso nel mondo dei giochi da tavolo. Sappiamo solo che i giocatori dovranno sovrintendere alla costruzione di San Francisco, creando progetti, cercando di soddisfare i progetti che decidono di prendere in carico e anche creando le connessioni nelle varie parti delle città. Però da un punto di vista pratico di gameplay non sono riuscito a capire molto di più. Finito con Asmodee, come vi dicevo, poi le ristampe arriveranno alla fine del video, passiamo a Cranio Creations, che farà uscire innanzitutto il 19 maggio un'espansione per Le Rovine Perdute di Arnak, gioco da tavolo piazzamento lavoratori che io, proprio per essere un piazzamento lavoratori puro, non è che ami particolarmente, ma so che viene stra-amato. E vi dicevo che esce appunto questa espansione che si chiama Capi Spedizione, espansione che aggiunge non solo 6 nuovi capi da poter utilizzare durante le partite, ma anche 2 nuovi templi da esplorare, nuovi oggetti, nuovi artefatti e molto altro ancora. Ma arrivando a una delle uscite che attendo di più questo mese, che sicuramente vedremo sul canale, ma forse un po' in ritardo perché siamo strapieni, Carnival Zombie. Allora, se non sapete cos'è Carnival Zombie, io vorrei dirvi di recuperare il video che metterò qua, ma forse è meglio di no, perché è tipo terzo gioco che abbiamo mai portato sul canale. È abbastanza imbarazzante come video, ma il gioco è molto carino. Ora, il primo Carnival Zombie aveva molte problematiche, diciamo, a livello di regolamento non tutto era chiaro, però come gioco era dannatamente bello dover resistere a Venezia a queste orde di zombie, che erano però rappresentati da semplici cubetti, e anche in questa nuova edizione sono rappresentati da semplici cubetti che vi arrivavano da ogni direzione, molto più gestionale di altri giochi con gli zombie che abbiamo visto, ma comunque molto molto bello. Passiamo a MS Edizioni. Tutti i giochi che vi dirò di MS Edizioni saranno disponibili dal 20, ma più o meno tutte le case editrici faranno uscire appunto i giochi in corrispondenza dell'inizio del Modena Play. MS Edizioni, vi dicevo, fa uscire innanzitutto un'espansione per Root che si chiama Il Bosco Meccanico. Devo dire che è un'espansione che trovo veramente carina, perché è un'espansione che aggiunge 4, avevo detto bene, fazioni automatizzate che potete aggiungere o nelle partite in multigiocatore se siete in meno di 4 e quindi per aggiungere un po' di variabilità alla partita, o semplicemente se giocate anche in solitario per poter avere un'intelligenza artificiale differente da partita in partita. Sapete che ho amato il gioco base di Root, quindi ora non so se riuscirò a recuperare questa espansione, ma sicuramente è un'ottima idea. Sempre di MS Edizioni, ma andiamo un attimo nel mondo del libro game Malacarne. È un libro game fantasy che narra, allora devo dirvi la verità, io sono un po' contro il fantasy classico che proprio ti butta nomi a caso. Ho letto l'introduzione di questo libro game e sono nomi a caso fantasy, un po' come il Lupo Solitario, ci sono nomi a caso fantasy, ma per chi ama il genere sicuramente come ambientazione è carina, e sembra anche molto carino il sistema di gioco, visto che sarà il primo libro di una serie che sfrutta il sistema del memorie system, cioè questo sistema grazie al quale andando avanti nel libro game potrete sbloccare determinati ricordi del protagonista che ha perso un po' la memoria sul suo passato per procedere in modo diverso di volta in volta nella partita, quindi molto interessante come sistema. Sempre MS Edizioni farà uscire Claim 2. Claim è un piccolo gioco di carte per 2 giocatori. Claim 2 appunto in realtà è un gioco stand alone, nel senso potete comprarlo senza avere il primo, però se avete sia Claim 1 che Claim 2 potrete unirli per giocare fino a 4 giocatori. Nel caso di Claim 2 vengono aggiunte 5 nuove fazioni, 5 fazioni differenti dal primo, che saranno gli gnomi, i giganti, i veggenti, i troll e i draghi, e appunto potete combinarlo con il primo. Non solo, di Claim uscirà anche un'altra scatolina che si chiama Claim Rinforzi Magia, che questa è una vera e propria espansione per Claim, che aggiunge 3 nuove fazioni, ovvero i maghi, druidi e polimorfi, e la possibilità di usare artefatti magici per tutte le fazioni, anche quelle già presenti prima dell'espansione. Infine di MS Edizioni, Seconda Chance, gioco party game chiaramente, molto in stile Tetris, e in questo caso questa seconda edizione è a colori, cosa che la differenzia dalla prima, in cui pescherete carte raffiguranti figure geometriche, stile Tetris, ma in realtà anche figure un pochino più complesse dei tetramini, che dovrete poi disegnare all'interno del vostro blocchetto, cercando di far rientrare quante più figure possibili, così da ottenere più punti rispetto agli altri giocatori. Gioco molto veloce ma sicuramente interessante. Abbiamo finito con MS Edizioni, passiamo al prossimo editore, cioè Giochi X, di cui però non ho molto da dirvi visto che sono ripetizioni dei mesi precedenti. Cioè abbiamo Zapotec, che è un gioco, non lo ripeto perché è da 3 mesi che lo stiamo ripetendo, e Trinidad Deluxe, che anche questo penso sia un 2 mesi che ce lo portiamo avanti, quindi scusate se sorvolo un po' sulla cosa, ma visto che ci sono 8000 uscite mi sembra eccessivo ripetermi troppo. Passiamo
Passiamo invece a Little Rocket Games, che ha un bel po' di frecce nel suo arco. Partiamo con Siege of the Eternal Night, l'assedio dell'Eterna Notte. Un gioco molto minimal, non so perché Little Rocket Games ultimamente si è data anche ai giochi estremamente minimal come componenti, e in questo caso è un gioco roll and write molto particolare, una vera e propria guerra con questo sistema roll and write, in cui voi tirerete a ogni turno due dadi e a seconda del risultato che farete potrete schierare in modo diverso il vostro esercito, potrete magari attaccare, potrete fare altro. Un gioco molto veloce comunque, però con questa stilizzazione, vista la tematica, non mi dispiacerebbe provarlo. E andando sempre su giochi roll and write, però un po' più classici, abbiamo anche Rolling Village. Dico che è più classico perché in questo caso dovrete costruire il vostro villaggio, quindi molto più gestionale appunto nel corso di 9 diversi round. Anche qua tirerete dei dadi e grazie al risultato dei dadi potrete decidere che cosa costruire, l'edificio da costruire nel vostro villaggio. Sempre Little Rocket Games farà uscire Quetzal, la città degli uccelli sacri, che a quanto ho visto che prima abbiamo citato le rovine perdute di Arnak, mi sembra una specie di rovine perdute di Arnak un po' semplificato, cioè è stata scoperta questa città rimasta nascosta per secoli e voi come capi spedizione dovrete guidare i vostri esploratori a cercare di ottenere quante più informazioni possibili all'interno di questa città, ma nel corso di soli 5 round. Quindi rimane comunque un piazzamento lavoratori molto semplice. La cosa che lo differenzia magari da altri giochi è che all'inizio di ogni round verranno estratti casualmente, proprio sono dei meeple, voi tirerete un dado dei meeple per estrarre casualmente gli esploratori. E poi un libro game che si chiama Il Lupo del Maine. Allora, di Little Rocket Games abbiamo già parlato di alcuni libri game in passato, cioè in particolare di Childwood, che abbiamo portato anche in live su Twitch. Quello che abbiamo apprezzato molto di Childwood, anche se da un punto di vista di meccaniche da alcune parti è stato un po' scricchiolante, la trama ci è sempre piaciuta molto. E questo Lupo del Maine, da quello che ho visto dall'incipit, è molto criptico e questa cosa mi attira un sacco. Se non ho capito male, interpretiamo questo personaggio che vuole farsi giustizia a modo suo, vendicando tutte quelle donne che sono state vittima, in un certo senso, di violenze da parte dei loro uomini o degli uomini in generale. È un incipit che può avere molta potenzialità, quindi sono curioso di provarlo. Ma cambiamo editore e andiamo a Raven Distribution, che farà uscire Ex Libris, gioco di piazzamento tessere in cui dovrete gestire la vostra biblioteca. E in pratica dovrete collezionare i libri più rari, dovrete disporli in modo tale che poi sia più stabile la vostra libreria. Il tutto perché alla fine dei round di gioco arriverà poi il sindaco che giudicherà chi di voi ha la libreria più bella, più prestigiosa, e vi nominerà il gran libraio della città. Insomma, un gioco abbastanza classico, ma sembra anche molto carino. E poi un gioco di ruolo di cui però, come sapete, sono abbastanza ignorante e non so dirvi molto. Ho visto che uscirà a Modena Play Six Bullets System, che, se non ho capito male, è un gioco di ruolo ambientato nel western. Non ho capito se uscirà a Modena, ho capito questa quick draw, che però non so se vuol dire che esce quindi una demo a Modena, e io sono ignorante nel mondo dei giochi di ruolo, mi dispiace, ma insomma sicuramente qualcosa uscirà a Modena, quindi passate allo stand di Raven per saperne di più. Andiamo avanti con Play a Game Edizioni, che invece fa uscire Rift Force, gioco che, devo dire la verità, messo così non è che mi abbia ispirato molto. Un gioco per due giocatori in cui ogni giocatore un evocatore, controlla questo evocatore, è un gioco di carte che sembra anche molto classico. Potrete vincere la guerra cercando di accumulare quanto più rift force possibile, che sarebbe appunto, se non ho capito male, questa energia. Continuiamo, di Fever Games esce l'espansione di un gioco molto amato, cioè di Architetti del Regno Occidentale, in particolare l'espansione L'Epoca delle Meraviglie, espansione che aggiunge nuovi edifici, nuove ricompense, ma anche un nuovo obiettivo, cioè quello di costruire 5 meraviglie per abbellire la città, cercando di ottenere anche i favori della principessa. Quindi si aggiungono anche nuove meccaniche di gioco per un gioco in realtà che è uscito da un bel po' di anni, ma anche di questo so che gli amanti della serie del Regno Occidentale ne vanno matti, quindi sicuramente un'espansione che farà piacere a molti di voi. E passiamo subito a Studio Supernova, che invece farà uscire intanto Universal Rule, che come idea mi ispira veramente tanto, cioè è un gioco che cerca di riassumere in poche regole e anche in pochi componenti i giochi fantascientifici 4X. Cosa sono? Non vi spaventate, ora non voglio fare tutta la spiegazione, per farla breve, diciamo, sono giochi di guerra / esplorazione spaziale. Per farvi un esempio, noi sul canale tempo fa abbiamo visto Parsec, che appunto rientra all'interno di questo genere, però sono tutti giochi che per lo più hanno un sacco di
componenti, un sacco di regole. Ecco, questo Universal Rule cerca di riassumere le potenzialità di un 4X, quindi esplorazione spaziale, guerra intergalattica, all'interno di un semplice gioco di carte. Ci riuscirà a condensare tutte queste regole? Non lo so, non l'ho provato, nonostante l'edizione inglese in realtà sia uscita un bel po' di anni fa, io ancora non l'ho provato. Sempre di studio Supernova, per cambiare un po' genere, il gioco è tratto 3, cioè terza scatola, se vogliamo, di questa serie del gioco è tratto, che racchiude 10 giochi matematici, logici, ideati da dei game designer molto famosi nell'ambito dei giochi da tavolo. Questo mese mi sembra che le uscite non finiscano mai. Andiamo a Genos Games, che fa uscire Race for the Galaxy, gioco che è uscito già un secolo di tempo fa, ma in particolare esce la seconda edizione di Race for the Galaxy, gioco di carte, sempre ambientato nello spazio, che è però più indirizzato soprattutto all'esplorazione e al commercio intergalattico. Ovviamente come nuova edizione non è che va a rivoluzionare molto il gioco, diciamo è consigliata a chi non ha la prima, a chi fosse curioso di provare questo gioco, visto che rispetto alla prima si ribilancia qualcosina, aggiunge 6 nuovi pianeti iniziali, ma tutto sommato alla fine il gioco sempre quello rimane. E sempre di Race for the Galaxy esce anche un'espansione per questa seconda edizione che si chiama Rischio Calcolato, espansione che a sua volta racchiude al suo interno 3 espansioni che erano già uscite per la prima edizione tempo addietro, che si chiamano La Tempesta Si Avvicina, I Ribelli Contro l'Impero e Sull'Orlo della Guerra, che vanno ad espandere la trama di gioco. Passiamo velocemente a Pendragon, che intanto una ripetizione del mese precedente fa uscire Agenti a 4 Zampe, che è una piccola espansione per Detective, non mi soffermo troppo perché ne abbiamo già parlato il mese scorso, ma farà uscire anche un'espansione per Last Aurora che si chiama Acciaio Siderale. Per chi non lo sapesse, Last Aurora è un gioco futuristico post-apocalittico che è stato finanziato qualche anno fa grazie a Kickstarter, che è piaciuto molto anche all'estero. In questo caso questa espansione aggiunge nuove carte storia, nuove carte esplorazione e un nuovo gruppo di nemici che farà di tutto per eliminarvi, quindi ci saranno nuove sfide da affrontare. E per finire con Pendragon, un libro però correlato strettamente al mondo dei giochi da tavolo si chiama Giochi da tavolo che raccontano storie, libro di questo game designer, che vi scrivo il nome perché è capirete che è impronunciabile, racchiude al suo interno 35 articoli scritti da lui nel corso del tempo relativi al mondo dei giochi da tavolo e del game design, quindi immancabile per gli appassionati di giochi da tavolo. Poi di Gaeton Games, come dimenticare il gioco di Teo di Recensioni Minute, cioè 21 giochi minuti, appunto, sarebbe dovuto uscire il mese scorso, è uscito con qualche giorno, qualche settimana di ritardo, ma insomma finalmente dovrebbe uscire il 9 maggio 21 giochi minuti. Siamo quasi alla fine, passiamo a DV Giochi, che farà uscire Say Anything, che ti frulla in testa, è un gioco essenzialmente molto simile a Dixit ma con le parole. Cosa voglio dire? Cioè ci sarà ogni volta un narratore, ora si chiama giudice forse, ma il concetto è lo stesso, che farà una domanda, gli altri giocatori dovranno scrivere su una lavagnetta la loro risposta, poi verranno mostrate tutte le risposte e il giudice sceglierà una sola di quelle risposte, gli altri giocatori invece dovranno cercare di indovinare qual è la risposta scelta dal giudice fra quelle scritte tra loro. E sempre di DV Giochi, ormai immancabili nella programmazione di DV Giochi, ci sono Deckscape nel Paese delle Meraviglie, Deckscape gioco appunto escape room da tavolo, in questo caso ambientato nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, e sempre diciamo della stessa collana se vogliamo Detective, la stessa cosa ma a tema investigativo, in questo caso si chiama La Morte / a Carte, investigativo appunto ambientato a Las Vegas nel 1955. E per ultimo, non certo per importanza, uscirà da parte di Dracomaca Chicken Crimes, gioco investigativo anche qua ma molto particolare, perché si interfaccerà anche con un qualsiasi dispositivo digitale per cercare di risolvere i vari casi che vi si presenteranno davanti, e che è ambientato nell'universo narrativo del Detective Gallo, perché per chi non lo conoscesse è un videogioco indie punta e clicca molto amato appunto all'interno del mondo videoludico, e peraltro fatto da un italiano, quindi assolutamente un progetto da supportare. Siamo veramente arrivati alla fine, ci sono delle ristampe ma sono veramente poche, quindi ve le leggo con una sola ripresa di fiato: Marvel Champions Hulk, Streaking Kittens, Kodama e Bang the Duel. Come avete visto, è stato abbastanza semplice questo mese dirvi tutte le ristampe. Quindi siamo arrivati alla fine del video. Questo mese ci sono un sacco di uscite, ma soprattutto avrete anche, volendo, la possibilità di provarle con mano a Modena. Fateci sapere nei commenti se voi ci sarete a Modena, fateci sapere se avete già in mente di acquistare qualcuno dei giochi visti questo mese o magari
usciti nei mesi precedenti, passate anche stasera in live su Twitch, vi lascio il link in descrizione. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.